Buona giornata, ti auguro una giornata felice, felice e calda con i tuoi cari. Punto. Oggi è lunedì 5 aprile 2021, per favore pensa positivamente e vivi bene. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Ariete, cari Ariete, sarà positiva, perché finalmente avete recuperato terreno dopo un periodo difficile. Godetevi quindi una Pasqua in serenità, in compagnia dei vostri cari. Se siete single, può essere arrivato il momento di rimettersi in pista e cercare l'anima gemella. Se invece avete litigato con il partner, chiaritevi e ritrovate armonia. Punto. Questa non è una giornata bellissima per il segno dell'Ariete perché potreste ricevere delle brutte sorprese soprattutto sul lavoro. Anche dal punto di vista fisico non vi sentite proprio al top, ma bisogna solo avere pazienza. Punto. Nuove fortune si prospettano in amore. Il partner di turno non sarà certamente sorpreso da alcune affermazioni, anzi, forse vi esprimerà anch'esso le sue e scoprirete ancora più affinità. Possibili nuove conoscenze e utili contatti per il lavoro. Evitate però amici e parenti, buttatevi più su conoscenti, poiché la vita privata con il lavoro non va molto d'accordo. Riuscirete a smaltire una notevole mole di lavoro, anche se non mancheranno gli imprevisti. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 7. Finanze, 7. Benessere, 9. Punto. Toro. Cari Toro, questa per voi sarà una giornata nella quale dovrete dare il massimo perché avete responsabilità importanti. Nelle prossime giornate potreste ritrovarvi a combattere con qualcuno. Servirà estrema cautela, attenzione a non dire qualche parola di troppo. È giunta l'ora di guardare avanti anche perché state finalmente uscendo da un periodo che non vi ha dato molta serenità. Ora, però, potete dire basta e guardare oltre. Sul lavoro avrete modo di dedicarvi a nuove mansioni, ma prima di prendere una decisione pensateci bene. Punto. Per le nate alla fine del segno, vantaggi economici. Hanno più gli altri da temere dalla vostra esperienza e attenzione ai particolari che voi. La miglior cosa che potete fare oggi è essere attivi, fisicamente, mentalmente, sentimentalmente. In amore saprete catturare le prede giuste, vivendo un periodo sereno e gratificante se siete nate alla fine del segno. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 5. Finanze, 7. Benessere, 5. Punto. Gemelli. Cari gemelli, per voi si preannuncia una giornata nella quale ritroverete la voglia di dedicarvi a cose piacevoli e divertenti. Lo stress non è mancato, ma finalmente potete staccare la spina e riposare, d'altronde è Pasqua. Se vi state trascinando un rapporto di coppia pesante o vi siete separati da poco, potete guardare al futuro con più ottimismo. Punto. Oggi riuscirete a lasciare a casa i vostri pensieri e sarà un bene. Le stelle hanno in serbo qualcosa di speciale per voi e oggi sarà una giornata all'insegna dell'amore e della passione, quindi lasciatevi travolgere dalle emozioni. Punto. Si profilano belle novità nel settore professionale. Il vostro perfezionismo sul lavoro vi ha fatto apprezzare da chi vi conosce. Attenzione però al rischio di perdervi in un bicchiere d'acqua. Delle risposte che stavate aspettando arriveranno e porteranno una ventata di allegria in voi. Ottime occasioni in amore. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 9. Finanze, 7. Benessere, 10. Punto. Cancro. Cari Cancro, la giornata di oggi secondo l'oroscopo di Paolo Fox sarà piuttosto sottotono. Nonostante sia un giorno di festa, molte cose non stanno andando come vorreste. Questi infatti sono stati giorni difficili soprattutto nelle relazioni interpersonali. Cercate di mantenere la calma e non prendervela per ogni minima questione. Non sarà facile gestire i rapporti di lavoro, ma anche quelli in famiglia e in amore o con gli amici. Punto. C'è un po' di negatività nell'aria a causa di Saturno e potrebbero esserci incomprensioni con il proprio partner. Cercate di rilassarvi, però, e magari allenatevi la sera, potrebbe farvi stare meglio e giovare anche sul vostro rapporto. Punto. A volte sembra che non vi rendiate conto delle opportunità che avete, anzi, il più delle volte continuate a lamentarvi senza capire che gli altri potrebbero risentirsi. Nella giornata di oggi potreste risultare un tantino irritabili, quindi state alla larga delle persone quanto più potete. Nell'ambiente di lavoro non potete nemicarvi nessuno, specie se siete arrivati da poco.
Quindi se c'è qualcosa che vi disturba, tenetelo per voi al momento. Cercate di essere presenti almeno sul posto di lavoro o nelle discussioni, per evitare maldicenze. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 5. Finanze, 7. Benessere, 5. Punto. Leone. Cari Leone, secondo l'oroscopo di Fox di oggi, riuscite finalmente a ritrovare buona parte dell'energia e dell'entusiasmo che ultimamente sembravano assopiti. Insomma, il momento di rialzare la cresta e tornare a ruggire è arrivato. Dovrete però avere grande prudenza, possibili conflitti nell'aria. Punto. Per il segno del Leone questa sarà una giornata intensa anche perché vi aspetta una grande mole di lavoro che potrebbe appesantirvi ma vi renderà anche soddisfatti. Finalmente state ripartendo e anche bene, quindi continuate così. In amore potrebbe esserci un incontro speciale. Punto. Non avrete problemi di relazione, perché le cose verranno naturalmente, senza che neppure le chiediate. Il partner sarà più accondiscendente del solito. Piano piano, state allontanando da voi tutti i dubbi che antecedentemente vi avevano coinvolto, soprattutto in questioni sentimentali. Punto. Adesso potete recuperare il tempo perduto e lasciarvi scoprire per quello che siete veramente. Punto. A scuola o a lavoro la vostra energia sarà sempre la stessa per tutta la giornata e questo sarà sicuramente anche un vantaggio per voi, che non sentirete il peso di alcuni impegni, sia fisici che mentali. Un pizzico di fantasia sarà quanto vi occorre per trovare la soluzione a un problema di lavoro. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 7. Benessere, 10. Punto. Vergine. Cari Vergine, secondo l'oroscopo di Paolo Fox, sarà una giornata da prendere con le pinze. Marte e Mercurio dissonanti sono sinonimo di possibili difficoltà nell'ambiente circostante. Le tensioni e i litigi con colleghi potranno essere all'ordine del giorno. Cercate di mantenere la calma, ma non è facile perché avete la sensazione di essere circondati da persone non all'altezza. Forse è il caso di provare a cambiare aria. Il sole entra nel segno della Vergine e regala una bella allegria. Cercate di stare con le persone che vi vogliono bene e tenete gli occhi aperti perché potreste incontrare anche qualcuno di speciale. Punto. Non smettete di credere in qualcosa a cui tenete, solo perché qualcuno vi ha detto che non è realizzabile. È venuto il momento di mostrare a tutti di che pasta siete fatti. Belle novità in amore. Non siate egoisti, le persone che vi stanno accanto hanno bisogno di voi. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 8. Finanze, 10. Benessere, 9. Punto. Bilancia. Cari Bilancia, la giornata di oggi sarà positiva, perché dopo un periodo complesso e pesante avete tanta voglia di rimettervi in sesto e ripartire. Certo, la stanchezza comincia a farsi sentire e non sarà facile portare a termine tutti i compiti che vi sono stati affidati. D'altronde i cambiamenti sono tanti, le responsabilità aumentano e con loro anche l'agitazione. Punto. Mercurio è opposto alla Bilancia oggi e questo farà sì che non riuscirete a rilassarvi molto. Nonostante questo, la determinazione nel portare avanti le vostre attività non mancherà, ma attenzione perché in serata potreste litigare con il partner. Punto. Oggi il vostro umore sarà alquanto altalenante, poiché la Luna ha deciso di tirarvi qualche scherzetto. Se avete bisogno di controllare maggiormente le persone che vi sono vicine, partner, figli, colleghi eccetera, cercate di non esagerare con le pressioni, altrimenti otterrete l'effetto contrario, ossia si allontaneranno da voi. Punto. In questa giornata dovrete trovare delle scuse convincenti se non volete andare al lavoro o ad assumervi le vostre responsabilità in campo familiare. Anche se ritenete che il lavoro di gruppo sia inutile e dispersivo, per la giornata di oggi vi conviene fare un'eccezione. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 6. Finanze, 7. Benessere, 8. Punto. Scorpione. Cari Scorpione, i dubbi in questo periodo non mancano. Forse non siete più totalmente convinti della vostra relazione o addirittura della fedeltà del partner. Urano sta spingendo verso un'innovazione, un cambiamento che non riuscite ancora a concretizzare nella vostra vita. Potrebbe esserci dell'amarezza. Punto.
Per lo Scorpione questa giornata sarà bellissima. Sul lavoro a breve potrete ottenere qualcosa di più e in amore c'è un incontro speciale in vista. Anche la salute sembra andare alla grande, quindi avanti tutta, punto. In questa giornata potrebbe essere indispensabile contenersi nelle spese, perché potreste restare all'asciutto. Siete ancora in tempo per salvare il salvabile delle vostre finanze, siate più parsimoniosi e razionali, punto. Non favorite battaglie inutili in campo sentimentale, siate più accomodanti. Dipende dalla vostra resistenza fisica e mentale il mantenimento di un certo equilibrio nella coppia, punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 10, finanze, 7, benessere, 10, punto. Sagittario, punto. Cari Sagittario, potrete godervi una Pasqua all'insegna del relax e della spensieratezza. Venite da giorni difficili, a causa di un conflitto tra Sole, Luna, Mercurio e Marte che vi ha messo in grande difficoltà. Adesso però avete finalmente recuperato e siete pronti per ripartire, dimostrando a tutti il vostro valore, punto. Cari Sagittario, oggi vi sveglierete carichi di energia. Potrete finalmente dare via a nuovi progetti dopo un periodo di stand-by e mettetecela tutta perché la fortuna è dalla vostra parte, punto. Un pizzico di concretezza e buonsenso vi suggeriranno il comportamento più giusto per rilanciare il rapporto sentimentale. In questo giorno qualcuno sarà tanto gentile da insegnarvi qualcosa che vi tornerà molto utile, punto. Cercate di rendervi sempre disponibili e di fare anche il lavoro degli altri se sarà necessario, sarete ricompensati a dovere e le vostre quotazioni saliranno. Non appena vi alzerete questa mattina, la vostra materia grigia ronzerà sfornando idee grandiose, che possono essere applicate sia alla vostra vita sociale, che alla scuola e al lavoro, punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 9, benessere, 10, punto. Capricorno. Cari Capricorno, e in generale nei prossimi giorni sarà importante valutare con molta cura i passi da compiere. Il consiglio delle stelle è quello di darvi delle priorità, fare il punto della situazione e capire cosa portare avanti e cosa no, anche perché la stanchezza è tanta. Non trascurate il partner, punto. Oggi, cari Capricorno, sarete impegnati a fare cose e avrete l'impressione che la giornata passerà in fretta. Dal punto di vista fisico non si sentite in formissima, quindi cercate di riposarvi e recuperare le energie. Punto punto. Ci sono delle discussioni che andrebbero rimandate, poiché hanno bisogno di calma e soprattutto di riflessione, prima di essere affrontate. Fate uno sforzo, dovete aprire le porte del vostro cuore per sentire la fresca brezza dell'amore. Oggi, desiderate aiutare più gente possibile, ma non disponete dei mezzi per fare un buon lavoro, punto. Continuare in questo modo potrebbe rivelarsi deleterio per i rapporti sociali e lavorativi, punto. Oggi una persona vi colpirà molto per l'intensità con cui vi parla e per l'intensità delle sue parole, punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 7, finanze, 8, benessere, 6, punto. Acquario. Cari Acquario, oggi si prevede una giornata nella quale potreste sentirvi più agitato del dovuto. È Pasqua, dovreste rilassarvi, forse vorreste essere altrove, fare qualcosa di nuovo. Purtroppo il periodo è quello che è, ci vuole ancora pazienza. Senza un piano di azione valido, però, sarà difficile ottenere qualcosa di concreto, punto. Per gli Acquario questa giornata potrebbe generare diverse critiche e litigi in amore. Il partner sembra sempre contrario ultimamente alle vostre decisioni e questo non vi fa stare bene. Almeno c'è il lavoro che vi fa stare bene. Promozione in arrivo, punto. Vivete nel bel mezzo di un'ottima fase, che dovete sfruttare con criterio organizzativo, distribuendo il vostro tempo in modo da poter fare tutto quello che vi siete proposti. Soprattutto se svolgete un lavoro che implichi il contatto con il pubblico, avrete la sensazione di essere in armonia con tutte le persone che incontrerete e chi lo sa, magari l'intraprendenza potrebbe essere premiata con un invito a cena, quindi buttatevi, punto. Brillanti novità in amore per le nate nella terza decade, regalatevi qualche cura di bellezza in più e risolvete eventuali piccoli problemi di salute. Innanzitutto il fascino, sarete seducenti più che mai e in grado di mettere a frutto nel migliore dei modi il vostro sex appeal, punto.
Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 10. Finanze, 7. Benessere, 10. Pesci. Cari pesci, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, questa sarà una giornata ancora piena di dubbi, che in realtà vi trascinate da un po' di tempo. Forse in amore non siete più così tanto soddisfatti del vostro partner e vorreste maggiori certezze. Parlatevi e provate a chiarirvi, in modo da ritrovare quella serenità al momento perduta. I pesciolini non si sveglieranno con l'umore alle stelle oggi, a causa dell'influenza della luna. Vi sentirete infastiditi da tutto e potreste prendervela per un niente, ma cercate di mantenere la calma. Dal punto di vista fisico non siete in formissima, quindi un po' di riposo sarà necessario. È possibile che abbiate qualche credito in giro, che potrebbe risollevare la vostra situazione e che potrebbe salvarvi da eventuali sciacalli. Ascoltate il lato prudente e non lasciatevi prendere dalle emozioni del momento. Fase da orso bruno, alla quale già caratterialmente non siete estranei. Lasciate perdere le questioni di amore insolute, non ne vale la pena andare ancora dietro ad un sogno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 8. Finanze, 10. Benessere, 10. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.